cosa possiamo fare noi cittadini per la tutela dell'ambiente? Beh, possiamo fare tante cose. Innanzitutto possiamo capire che cosa comportiamo all'ambiente, cioè cosa nei nostri comportamenti, in che modo i nostri comportamenti influiscono sull'ambiente che ci circonda. Poi oggi è il tema dell'economia circolare, quindi quello che possiamo fare come cittadini per ridurre questi impatti sull'ambiente. Beh, possiamo fare quello che ho mostrato prima, cioè per esempio quando andiamo a fare la spesa possiamo cercare di comprare soltanto quello che veramente pensiamo che possa essere necessario. Possiamo riutilizzare ciò che abbiamo a casa, cioè avere più cura di quelli che sono i nostri beni. E poi possiamo riciclare ciò che per esempio è uno scarto nel nostro modo di vedere, cioè per esempio una lattina vuota, una bottiglia di plastica. Possiamo aiutare i nostri genitori a fare la raccolta differenziata, che comunque è fondamentale, non è sufficiente ma è necessaria come azione, perché poi ovviamente sarà il comune a venire a prendere quello che noi abbiamo raccolto in maniera differenziata, però sostanzialmente anche noi a casa nostra possiamo contribuire con dei piccoli gesti quotidiani che tutto sommato non ci pesano un granché. È anche comodo separare, come dire, il vetro dalla carta, metterli a casa e aspettare che poi appunto vengano a essere tirati. Quindi anche se è un piccolo contributo è fondamentale. Grazie.